Fabrizio Reti, consigliere comunale per Gorizia, dunque in maggioranza. Parliamo con lei per quanto riguarda l'eventuale richiesta fatta anche dalla provincia per il recupero degli ex valichi di frontiera presenti nella vecchia Berlino cosiddetta l'italiana. Qual è la vostra proposta? Beh, diciamo che è un argomento che sta tenendo banco sia a Gorizia che nell'Interland. Bisogna essere bravi però questo argomento a trattarlo con i dovuti modi e non farlo diventare un argomento di demagogia politica, nel senso che sicuramente queste strutture vanno ripristinate, visto che sono al confine, visto che tra qualche tempo avremo il centenario della Grande Guerra, ed è importante che tutto sia messo al posto giusto. Però diciamo, l'idea che ho sentito, le proposte che ho sentito di farne diventare dei musei, mi sembra qualcosa si di... Si rischia di fare dei doppioni, ecco. Ma abbiamo già a Gorizia, abbiamo già tanti musei e abbiamo già difficoltà nel gestire, nel manutenzionarli. Creiamo dei copioni, dei doppioni. Io invece proporrei di farne qualcosa di tangibile per la società. Sicuramente a creare delle strutture a favore della collettività proprio per l'utilizzo. Parlo di associazioni di vario genere che hanno bisogno proprio di spazio sul territorio per riuscire ad operare, a farsi conoscere alla gente. Ma ecco, creare... mi permetta, sappiamo che la Giunta Romoli ha tra il suo programma, insomma, quello dello sviluppo della rete ciclopedonale tra Gorizia e Nova Gorizia. Questi valichi di frontiera tipo Rafut e compagnie, insomma, presenti lungo il percorso potrebbero servire come punti di ristoro. E non solo. Sarebbero perfetti, anche perché la pista ciclabile che si sta cercando di creare trasfrontaliera, che partirà da Piazza Vittoria e arriverà fino al valico della Rafut, ricordo col bike sharing che sarà possibile prendere la bici in questione a Gorizia e lasciarla a Nova Gorizia, cosa che adesso non è possibile. Perciò sarebbe anche lì molto, molto utile e fruttuoso, proprio al fine di incrementare e di agevolare, diciamo, l'accoglienza turistica, la ricettività turistica. Grazie a Fabrizio Reti, e prima di passare la linea al direttore le faccio gli auguri di buon matrimonio, visto che domenica convola nozze. A voi Pordenone. La ringrazio.